L'unico errore che abbiamo commesso dopo che abbiamo fatto il gol, perché abbiamo avuto due o tre situazioni per fare il secondo gol, ci siamo abbassati leggermente in quei dieci minuti che loro hanno fatto, ci hanno fatto gol. Però penso che abbiamo creato diverse situazioni importanti, ci siamo presentati diverse volte davanti alla porta con Rossotto, Calille, Paolucci. Io non voglio parlare degli arbitri, però mi auguro che voi possiate commentare le immagini e vedere quello che realmente succede dentro l'area avversaria, che non so per quale motivo. Mi dispiace parlare di queste cose perché questo non deve essere un alibi per noi, perché sicuramente noi dobbiamo migliorare, però francamente nel giro di 3 giorni vederci negare delle cose nette. Io, guarda, non ho dormito 2 notti di quello che è successo nella partita con l'Agas di 3 uomini che tenevano in gioco Calille, quindi non, veramente non dobbiamo essere più forti di queste cose. Noi abbiamo segnato poco, questo è un dato di fatto, però è anche vero che la squadra ha messo nelle condizioni di segnare oggi Calille, ha messo in condizione di segnare Rossotto, ha messo di segnare in condizione Paolucci, ha messo in condizione di segnare a Barisic quando è entrato, che secondo me ha fatto benissimo. Quindi ci siamo arrivati. Poi se negli ultimi metri non riusciamo a metterla dentro, vuol dire che sotto questo aspetto dobbiamo lavorare negli ultimi 20 metri, vuol dire che ci manca qualcosa.